Buongiorno mister, siamo a 2 giorni dalla sfida contro la Pergolettese. Le chiedo innanzitutto come sta la squadra, come vi siete allenati in questa settimana. Ma la squadra sta abbastanza bene, ha lavorato bene, con spirito di rivalsa, nel senso che veniamo da un periodo magari non eccellente, sicuramente più positivo, però è una squadra che lavora sempre con molto criterio, con molta voglia, con molta energia e cercheremo in tutte le maniere di fare una grande partita a Crema. Allora, intanto ti chiedo, perché facevo un paio di calcoli prima, forse non dovrebbe esserci Suciu, ma ti chiedo qual è lo stato dei convocati, insomma chi è disponibile e chi no. Beh, sì. E poi, come sempre, una tua analisi degli avversari. Allora, Suciu è a disposizione. Non sono a disposizione Galazzini e Paul Garcia, questi no, assolutamente no. Il resto della comitiva, Bergamo di Cosmo, che lui ha avuto un risentimento al retto femorale. Secondo me è causato dal fatto di aver fatto 120 minuti in Coppa Italia e poi il resto della partita, diciamo, nell'ultima esibizione. Quindi è un po' faticato, di cosa un po' con punto di domanda, Sergio a disposizione, come tutti gli altri. Gli avversari sono una squadra che si sono, come si dice, adeguati alla categoria, giocando un buonissimo calcio, una squadra che ha una buona qualità. Con dei buoni giocatori, e ripeto, dipende moltissimo da noi perché abbiamo dimostrato che contro avversari forti, contro avversari modesti, contro avversari alla nostra portata, dipende molto dall'atteggiamento che noi abbiamo. Ecco, questo è un po' il discorso. Se abbiamo un atteggiamento giusto, intelligente, aggressivo, dinamico, viene fuori una bella partita. Ecco, sono due squadre che possono fare un buon calcio, sia la nostra che la loro. Si ripartirà sempre comunque dal 4-3-3 che è il tuo marchio di fabbrica, l'hai detto, hai in mente di comunque qualche novità rispetto a domenica scorsa, hai pensato qualcosa? Diciamo che non è che io sia fossilizzato sul 4-3-3, è che è un sistema di gioco che, avendoci lavorato di più, dà qualche certezza in più. Ma nello sviluppo, nelle scalate, nella fase di possesso e non possesso, gli sviluppi non sono quasi mai identici, perché ci sono gli avversari che giocano in maniera diversa, quindi se centralmente sono più forti bisogna agire in un'altra maniera, se lateralmente in un'altra maniera, cioè, quindi gli sviluppi sono molto più importanti dei numeri. Se riusciamo a sviluppare un buon calcio è perché c'è uno sbarcamento buono, perché nei tempi buoni, nel passaggio buono, sono più componenti che fanno sì che tu fai una buona partita al di là dei sistemi di gioco. Per quanto riguarda la partita di sabato scorso, non è stata una bella partita la nostra, cioè, io l'ho rivista, non è stata una buona partita, però abbiamo avuto tante occasioni da rete, questo sì, come a Firenzuola, quindi ripeto, dobbiamo migliorare sull'aspetto, diciamo, dinamico, un pochino più coraggiosi, però la squadra comunque si è spremuta, ha fatto tanti chilometri, magari qualche volta li ha fatti anche in maniera ipergenerosa. E quando tu fai troppo, secondo me, distorci un po' quello che è il discorso della perfezione. Cosa ti aspetti da Pergolettese? Che tipo di gara No, ti aspetti che faccia? siccome noi in questo momento qui, spiego meglio, la Pergolettese è una buonissima squadra, con degli interpreti molto buoni, con un lavoro radicato nel tempo, hanno cambiato poco. Però in questo momento, secondo me, l'allenatore, cioè che io, devo fossilizzarmi di più sulla mia squadra. In questo momento dobbiamo essere bravi a migliorare noi e rendere la vita difficile, perché abbiamo le possibilità per farlo. Ecco, questo è giusto che io lo sottolineo. Abbiamo i mezzi per contrastare qualsiasi avversario, usando l'umiltà, lo spirito di sacrificio, gli ingredienti che hanno contraddistinto questa squadra, spesso, fino a 15 giorni fa. Guardare molto di più a quello che facciamo noi, avendo il rispetto necessario delle squadre avversarie, che è indubbio, è sempre stato quello il concetto nostro, insomma, di avere rispetto degli avversari, però dobbiamo cercare di migliorare Stavo pensando alla partita col Firenzuola dove avete fatto bene, avete creato, sotto porta magari è mancato Sipos quando gli è stato salvato un pallone sulla linea e lì comunque è arrivata la noi. sconfitta. Con il Firenzuola abbiamo sbagliato due gol dentro la porta, con Frosinini e con Attis. Abbiamo dato un paio di occasioni importanti. Con
Cristian ha calciato bene tutte le volte e non è stato fortunato. Abbiamo avuto una punizione a due importantissima, Pasquato come calcio di rigore, non si è riusciti a colpire. Abbiamo fatto gol, abbiamo avuto una palla importante con Vitturini che ha fatto gol ingiustificatamente, non da tirare quello di mano che non c'era. Fiorenzuola ha dato via tre punti, questa, e sono i tre punti che a te, giustamente, in classifica, mancano. A livello di inserimenti manca qualcosa che magari c'era l'anno scorso anno. L'anno scorso anno le punte favorivano maggiormente, forse l'inserimento da dietro. Abbiamo fatto una buona partita contro il Mezzane, come penso io, no. Però se voi vedete la partita abbiamo avuto delle situazioni da far gol notevoli. Notevoli. Se tu hai questo tipo di continuità, di indice di pericolosità alto, poi dobbiamo far gol.